Ciao a tutti, sono Roberto Palazzotto, candidato maestro e istruttore della Federazione Scacchista Italiana. In questo nuovo video facciamo una nuova partita con questo nuovo account Scacchista Matto Guida. Se vi siete perse le partite precedenti, vi invito a vederle, magari ve le metto qui sopra. Ho fatto proprio una guida Scacchista Matto in cui faccio questa scalata partendo da un nuovo account per arrivare a punteggi sempre più elevati. E allora, ora giochiamo la siciliana. In questo format cambio sempre aperture. Per esempio, la O'Kelly l'ho giocata. Sì, probabilmente l'avevo giocata, però vabbè, cambiamo. No, E5 non esiste. D4 può essere giocata, però la migliore è C3, con l'idea di poi fare D4. E5 perché è sbagliata? Allora, o continuo col mio piano, quindi B5 F7, oppure potrei fare cavallo C6. Quindi subito attaccando il piano D4. Forse cavallo C6 mi piace di più. Vi spiego subito il motivo. Perché ora se fa D4, peone per, cavallo per, il piano D4 rimaneva in presa. C3 cerca di recuperare e quindi poter spingere il D4. Io chiaramente non glielo voglio permettere. E quindi o faccio D6. Potrebbe essere interessante. Peone per, donna per, D4 si può comunque fare. Poi D5 e D4 si rientra in una francese molto strana. Sì, D5 e D4. Ah, però posso fare alfiere F5 ed è una francese migliorata. E vedo che per la 6 fa schifo, non serve a nulla, però pazienza. Potrei fare questo D5. D5. Vabbè, dai, D5. Mi sono convinto. D4. Qui non so se mangiare poi alfiere F5 o subito alfiere F5, perché se alfiere F5 potrebbe anche mangiarmi e poi si difende con B4. Allora dai, mangiamo e poi alfiere F5. Quindi da una siciliana siamo passati a una specie. Io metterei in G4 alfiere. Una specie di francese migliorata. Perché dico migliorata? Perché nella francese la debolezza maggiore è il fatto che l'alfiere campo chiaro è un po' chiuso. Invece in questo modo è già uscito. Qui sto pensando, tipo donna B6 potrebbe impensierire perché mi ha sul piano D4, quindi eventualmente alfiere per cavallo. Se ho alfiere 3 c'è il piano B2. Secondo me dà fastidio. E allora facciamola. Certamente sono un attimo indietro di sviluppo. Ah, ok, cavallo D2 si difende perché se ho alfiere per mi mangio di cavallo. E allora recuperiamo lo sviluppo. Sto pensando a cavallo H6, cavallo F5. È interessante ed è un tema molto ricorrente nella francese. Potrei anche fare cavallo E7, cavallo F5, in effetti. Quindi evitare. Sì, dai, cavallo E7, cavallo F5. Ok. Donna 4. Giustamente mi inchioda. Però io continuerò con cavallo F5 comunque. Anche se poi H3 mi costringe a mangiare. Mangio. Sono 3 cavallo per, donna per, posso. E allora cavallo F5 mi sembra ottima. Minaccio alfiere per, cavallo per, cavallo per D4. Su cavallo B3 e io posso comunque mangiare. Sto pensando che anche questa regina è messa un po' male. Però regina C7 B5 è un po' troppo lenta. A parte che potrebbe pure mangiarmi con l'alfiere. E allora possiamo mangiare un pedone? Alfiere per, cavallo per D4, cavallo per, regina per, sembrerebbe ok. Ci sono inchiodature, per esempio alfiere per, cavallo per, alfiere 3. Che succede? Sono inchiodato. Però posso fare cavallo per F3 scacco e poi mi levo, quindi ok. E allora va bene, alfiere per. Benissimo, quindi abbiamo preso un pedone. Inoltre, non è un pedone qualunque, è il pedone D4, quello che sosteneva il pedone 5, è un pedone centrale, quindi inizia a essere tosta per il mio avversario. Vediamo un po' come si inventa. Uno spagnolo, mad for it. Cavallo per donna, cambiamo le regine. Benissimo, quindi pedone di vantaggio. L'unica debolezza può essere che non ho la coppia di alfieri, però guardate come sono messi sui alfieri, diciamo che non è una grandissima debolezza.
E allora, o facciamo alfiere 7, alfiere C5 potrebbe essere interessante, però alfiere 3 non mi piace tanto, mi inchioda. Torre C8 con il cavallo C2. Ah, questa ha un suo perché. Però mi risponde comunque con alfiere 3. Però dai, no, giochiamo normalmente alfiere 7, poi torneremo in C6 per attaccare il pione di 5 su alfiere 3. Ecco qui, cavallo C6. Possiamo arroccare tranquillamente e quindi otteniamo un buon sì, una buona posizione. Arrocchiamo. F4 è corretta assolutamente perché sostiene il pedone. Ok, ho questo pedone passato che assolutamente sarà da sfruttare. Non so se subito posso fare D4. Forse sì. Quindi D4, alfiere F2, alfiere C5, B4, boh, alfiere B6 o anche alfiere A7. E poi sposto le torri. Se no, un altro piano può essere torre C8, cavallo A5, cavallo C4. E forse mi piace di più. Perché D4 comunque crea una debolezza. Perché il pedone non sarà più sostenuto da un altro pedone. E quindi magari in futuro può essere attaccato. Invece in questo modo porto cavallo in A5 che poi va in C4. E guardate che bello questa casa di avamposto. Attacco poi l'alfiere in E3, attacco il pedone in B2. Quindi cavallo C4 lo faccio subito e minaccio alfiere C5. Perché dico che è una minaccia? Perché cambiando gli alfieri io ottengo un enorme vantaggio. Infatti non avrei più il problema della coppia degli alfieri. Però attenzione, alfiere C5, alfiere per, torre per, B3, perdo il cavallo. E allora cosa si fa? Non posso fare... Allora, B5 a me piace. Quindi cominciamo dalle cose sicure. B5 si fa. Il cavallo super sostenuto e quindi va bene. E ora alfiere 5 va. Perché ora... sì. Ora non c'è più B3 perché c'è il suo alfiere in B3. Quindi se mi mangia, mangio. Perfetto. Ok, il mio cavallo è più forte del suo alfiere. Ah, addirittura mi vuole cambiare anche i pezzi di Jay, va benissimo. Il finale è chiaramente vantaggioso per me. Perché ho un pione di vantaggio, un pione passato. Quindi non ho alcuna difficoltà. B3 è interessante perché se cambio le torri gli do il vantaggio di avere la colonna. Quindi questa è una mossa buona. Allora torno indietro in C8. In questo modo non voglio cambiare le torri. E poi in futuro farò torri D8 e cerco di spingere il pedone. Quindi questo è bene o male il mio piano. Abbastanza semplice. Quindi avete capito, non conveniva cambiare le torri perché nei finali con tutti i torri avere la colonna è fondamentale. D4 scacco, re D3, interessante, però no, secondo me comunque si crea una debolezza. A5, B4, torre C3 già ha un suo perché, vediamo se riusciamo a farla. Un'altra idea può essere F6 e 5, re D4. Re D4. Allora potrei anche portare il mio re al centro e quindi andando in D7 poi potrei cambiare tutte le torri. Torre C5, attenzione addirittura. Interessante questa sua avanzata. Io mangerei con l'idea poi torre B8. Anche perché se non mangio l'unica è R8, re D7, R8, torre C1, re D7. E non mi piace, no, allora mangiamo. Forse devo attivare il mio re prima. È stato molto furbo. Torre B8. Qui devo giocare in maniera precisa perché è interessante questo finale. Lui ovviamente non può fare torre C1 perché ha fatto torre C8 e gli mangio la torre. Io poi vorrò fare re C7, re E7, re C7, torre D8. Mi ha mandato un pedone. B4. Interessante, questo re in effetti mi ha dato un po' di fastidio. Ok, però ora spingiamo. Ora spingiamo il pedone. Vediamo un po'. Perché poi faccio torre D5 e difendo tutto. Quindi forse sono riuscito a recuperarla. Torre D5. Vediamo.
È vero che lui può entrare in settima, però il mio pedone è passato, quindi ecco perché il vantaggio di un pedone diventa fondamentale. Re c6 posso spingere, non ci sono minacce. Le torri inoltre vanno sempre dietro i pedoni, quindi il fatto che la mia torre è dietro è certamente un vantaggio. Ok, ho bloccato la sua torre che non si può più muovere e quindi in questo modo la torre mia difende tutto e allora col re andrò a mangiare i suoi pedoni. Quindi sto pensando F6 e poi vado a mangiare. Quindi siamo riusciti a rientrare in un finale vinto. Ci siamo un attimo complicati questa situazione. Forse era vantaggioso magari mettere subito il mio. Ah, vabbè, qui mangio i pedoni, mi crea un altro come passato e poi lo spingo. Ok, così vinta facilmente. Sì, forse è meglio subito andare per rene 7, però vabbè. Alla fine ho semplicemente giocato qualche mossa un po' più precisa e poi il finale che chiaramente vinto si è rivelato vantaggioso. Attenzione che c'è la mia torre in presa. Facciamo torre qui. Ah, potevo fare no, re 6, c'è F5. Qui mangio. Beh, ok, ora io posso anche lasciare questo pedone. Tanto non è un problema. Quindi vado in D8. E ora spingo il pedone anche in premove, tanto non può fare nulla. Qualsiasi mossa di torre io promuoverò e a qualsiasi mossa di re io spingerò il pedone. E quindi direi che questo 1600 ce lo siamo mangiati e abbiamo vinto un bel finale di torre. E voilà. Vabbè, direi che può anche abbandonare. O decide di giocare? Beh, non penso, dai. Ok, ha abbandonato. Benissimo, allora per questo video è tutto, spero vi sia piaciuto. Vi invito come sempre a iscrivervi al canale YouTube e a vedere i video che vi metto qui in sovraimpressione. Alla prossima, ciao!